Ormai mi conoscete, no? Se l'incipit di un film è "C'è una talpa ai vertici dell'intelligence di X nazione", io presto o tardi capiterò nei paraggi dello stesso. Però devo dire che nemmeno io mi aspettavo poi tanto da Red Sparrow, un film il cui presupposto era Jennifer Lawrence con un parruccone biondo che fa la russa. E invece, contro ogni aspettativa, è un film che mi ha fatto rivalutare il duo dei Lawrence dietro la maggior parte della saga di Hunger Games. Ad essere precisi, può essere stupito davvero di fronte alla bravura di Jennifer Lawrence in un ruolo così duro, così cupo, così senza speranza, solo chi non l'ha vista con il film che l'ha lanciata, almeno a livello festivaliero, cioè Winter's Bone. Quello che veramente non mi aspettavo, e credo non si aspettasse nessuno, è che l'altro Lawrence degli Hunger Games, Francis, il regista del capitolo dal secondo al quarto, quarto, fosse un signor regista, uno capace di dare un carattere a quello che fa, di sottolineare con la sua regia, di amplificare la forza di una storia. In questo caso il fulcro della storia è, incredibile, Madre Russia, la Russia della Guerra Fredda, anche se stiamo parlando della Russia di oggi. L'atmosfera di questo film, grazie a delle scenografie e delle architetture che veramente rievocano lo spirito stesso della Russia comunista, del grande sogno di dominazione del mondo, o perlomeno quello che ci è stato raccontato attraverso la lente del cinema europeo hollywoodiano, è perfetto, on point. Il presupposto del personaggio di Jennifer Lawrence, centralissimo nella storia, l'unico a brillare davvero in un cast che è lì giusto per coadiuvarla, è quello di una ballerina di nome Dominika, che in maniera estremamente russa ancora una volta è la stella del Bolshoi, ma vive in un appartamento abbastanza dimesso con la madre invalida. A un certo punto lei subirà un incidente, perderà in un momento tutta la sua vita, il sogno di essere una grande ballerina che era già realtà, e soprattutto la sicurezza economica, e quindi sarà costretta a rivolgersi allo zio che lavora nei servizi segreti russi, interpretato ovviamente da Matthias Schnatz, perché sei belga e quindi per proprietà transitiva straniero puoi interpretare ogni straniero europeo che ci serva, per lo più sei biondo e quindi buona, sei russo, come è russa Charlotte Rampling in quanto c'ha la faccia cattiva e quindi può essere l'istruttrice cattiva della scuola statale numero 4 in cui lo zio indirizzerà la povera nipote, che potremmo sintetizzare con le parole stesse di Dominika, una scuola per puttane, e ovviamente russo Jeremy Irons, perché sì, è russo. Lo scopo primario di questa scuola, più che creare queste Sparrow, cioè queste spie perfette che attraverso la sensualità ottengono e capiscono informazioni, è quella di creare l'utopia russa quantomeno nei giovani russi, creando autonomi completamente abnegati allo Stato, che sanno che se falliranno, se non metteranno da parte la loro individualità e se non metteranno lo Stato al primo posto, finiranno con un proiettile in testa. E la missione di Dominika non è per niente semplice. Dovrà infatti tentare di avvicinare un molto smalizzato e astuto agente della CIA e carpigli il nome di una talpa che si nasconde ai piani alti dell'intelligence russa. I limiti di Red Sparrow sono veramente solo i parrucconi di Jennifer Lawrence. Alla fine questi hollywoodiani inglesi, gente varia europea che interpreta i russi, ci stanno, e una durata imponente di 2 ore e 20, non che il film sia noioso, ma si prende tutta la cupezza e la violenza necessaria per rendere in maniera evocativa questa madre Russia moderna che ancora sogna questa dominazione, e finalmente mette in atto un po' la visione che manca nei classici del genere, cioè quelli di John le Carré. Vediamo la Russia di Carla, vediamo la Russia sospesa tra una corruzione e chi crede veramente in questa utopia, o quantomeno nella possibilità attraverso la corruzione di arrivare allo scopo della dominazione, in cui per una volta a vincere moralmente non è l'America o l'Inghilterra, ma una Russia che quantomeno è più consapevole di quanto sia
sporca la strada per arrivare a quell'obiettivo ultimo. Insomma, la CIA e l'Inghilterra, pur essendo rappresentate da personaggi molto intelligenti e acuti, fanno un po' la figura delle ingenuote bambascione che credono veramente all'utopia del capitalismo. E di fondo in mezzo c'è Dominica, che si trova un po' con gli americani, un po' con i russi, e vede le parti peggiori di entrambi e cerca disperatamente una via per salvare se stessa, la propria famiglia, la propria madre, ma è particolarmente difficile perché non ci sono persone ingenue lì in mezzo, nemmeno lei, e quindi non ha neanche la possibilità di credere che ci sia una via d'uscita, anche quando gli viene promessa sia dal blocco occidentale che dal blocco orientale. Insomma, per darvi un'idea complessiva del film, prendete Atomica Bionda, togliete tutta la parte musicale, gli abiti strepitosi, tutto quello che dava un colore, anche se neon, anche se notturno, a quel film, aggiungeteci una notevole dose di violenza e un trattamento anche piuttosto aggressivo dal punto di vista sessuale, che potrebbe essere problematico per alcuni, e avrete Red Sparrow. Non è il film di spionaggio migliore di tutti i tempi, ma è molto migliore della commercialata action con protagonista Jennifer Lawrence che fa la super spia che uno si aspetterebbe. E questo è quanto avevo da dirvi sul sorprendentemente violento, cupissimo ma consigliabile Red Sparrow. Ci troviamo prestissimo per parlare di altre uscite interessanti di questa settimana, sempre qui su Gerundio Presente. A presto!